Le sindromi talassemiche rappresentano un capitolo estremamente importante, delle anemie ereditarie. Sono sicuramente il gruppo di anemie ereditarie più frequenti nel mondo. È un tipo di anemia che viene, trasmessa geneticamente in modalità recessiva, quindi, affinché ci sia un soggetto malato, con caratteristiche cliniche che richiedono una terapia importante, è necessario che due genitori siano portatori di questo difetto, appunto, che è un difetto genetico che viene comunemente definito come anemia mediterranea, tratto talassemico, emoglobinopatia. In realtà, l'aspetto, importante è che l'Italia, tra i paesi del mondo, è particolarmente affetto da questa situazione che nella storia ha avuto una selezione malarica, ovvero nelle aree ad alta prevalenza di malaria, come fu l'Italia fino agli anni della bonifica, ci fu una selezione naturale di soggetti portatori, quindi solo portatori, non malati, ma con questa modesta anemia microcitica, rispetto una selezione rispetto all'infezione malarica, perché il plasmodio della malaria che si moltiplica all'interno dei globuli rossi, incontrando dei globuli rossi un pochino difettosi come nel soggetto portatore, non si sviluppavano in maniera aggressiva e quindi i soggetti portatori sopravvivevano alla malaria rispetto ai soggetti sani che ne venivano colpiti e che potevano essere falciati da questa malattia. Quindi in Italia, nelle zone ex malariche come le isole, la Sardegna, la Sicilia, il delta del Po, le zone costiere in particolare del sud, ma tutto il delta del Po, quindi la zona di Ferrara, sono zone ad alta prevalenza di soggetti portatori di anemia mediterranea o di talassemia. Tornando al discorso iniziale, due soggetti portatori hanno una probabilità del 25% di poter avere un figlio affetto da una grave malattia, da una grave anemia. E qual è l'approccio a questa condizione clinica? Beh, sino a pochi anni fa, l'unico reale approccio terapeutico era sostituire quello che questi pazienti non sono in grado di produrre, cioè l'emoglobina. Quindi l'unico approccio terapeutico era la terapia trasfusionale, che ha tutta una serie di vantaggi, ovviamente, ma che ha una serie di conseguenze. Poiché i soggetti affetti da talassemia non sono in grado di produrre emoglobina, il sangue che viene trasfuso nel momento in cui viene poi raggiunge, diciamo, l'emivita dei globuli rossi e quindi i globuli rossi vengono distrutti per riutilizzare ferro e gli altri componenti del globulo rosso, purtroppo il ferro non viene riutilizzato per fare emoglobina, quindi il ferro si deposita. Per cui la condizione viene trattata con le trasfusioni, ma questo genera una serie di conseguenze che sono caratterizzate dall'accumulo di ferro. Accumulo di ferro nei vari organi, quindi il problema principale che emerge poi sono le comorbidità conseguenti alla terapia trasfusionale, quindi accumulo di ferro cardiaco, accumulo di ferro epatico, accumulo di ferro a livello degli organi endocrini. E per far fronte a questo problema, poiché l'organismo non è in grado di eliminare ferro in eccesso, è necessario affiancare alla terapia trasfusionale una terapia ferrochelante. Quindi diciamo che i cardini del trattamento della talassemia, nella forma maggiore, quindi nella forma severa, sono stati fino a pochi anni fa trasfusioni e terapia ferrochelante. Oggi si è aperto un mondo nuovo in termini di approccio terapeutico. Trapianto di midollo, ci sono i primi casi di gene therapy, in cui è stata applicata appunto la terapia genica, e noi siamo coinvolti in questo studio.
ma ci sono una serie di trial clinici in corso in cui nuove molecole in grado di controllare la produzione di emoglobina potrebbero diventare il futuro. Importante dire l'impatto numerico di questa situazione. Beh, in Italia si stima che ci siano approssimativamente viventi circa 7.000 soggetti affetti da talassemia major, quindi o morbo di Cooley, perché ha preso il nome da chi la descrisse nel 1925. Quindi 7.000 soggetti malati che richiedono appunto questi tipi di terapie. Però ci sono un sacco di forme intermedie che si stanno sempre più delineando, che in passato venivano considerate anemie emolitiche croniche non sferocitiche, che rientrano nella categoria delle sindromi talassemiche e che richiedono comunque attenzione clinica. Negli anni, presso la Fondazione Cangrande Policlinico, abbiamo sviluppato una competenza specifica su questa patologia. Abbiamo in carico presso la Fondazione circa 300 pazienti della Regione Lombardia che afferiscono a noi e abbiamo in carico una serie di altre condizioni talassemia relate, tipo appunto le forme intermedie o altre forme di emoglobinopatie, tra cui la drepanocitosi, che è un capitolo a parte di grande rilevanza clinica. L'esperienza si è sviluppata nel corso degli anni, siamo centro di riferimento nazionale per questo tipo di patologia, abbiamo riconoscimento internazionale e soprattutto siamo investigatori principali di una serie di trial clinici sulle nuove molecole in via di sviluppo.